Quelli che si geolocalizzano all'ospedale Parini. Eh? Ti scrivono: che è successo, amo? E tu scrivi: in privati. Questo è il racconto di una piccola città. Uno spazio in cui parlare di Aosta, delle realtà interessanti che la rendono viva e dei temi caldi. Così, senza filtri. Un ospite a puntata, un po' di sano cazzeggio e tante curiosità. Questo è Illumina Aosta. Buonasera e benvenuti alla quarta puntata dal vivo di Illumina Aosta. Buonasera al pubblico! Grazie per essere qui. È finalmente arrivato il momento di discutere di un tema molto spinoso. Sto parlando dei boomer, ma attenzione, non parleremo solo di loro, sarebbe fin troppo facile. Questa sera metteremo a confronto boomer, millennial e Gen Z. Analizzeremo il loro rapporto con i social, con lo smartphone, il loro vocabolario, ma non solo, parleremo del loro approccio alla vita e degli atteggiamenti che li contraddistinguono. Come vedete, dietro di me ci sono 7 sedie che verranno occupate dai vari esponenti di ognuna di queste categorie. Ve li presento subito, dal più giovane al più boomer. Signore e signori, Sara, Anna, Chiara, l'avete già visto da molte volte, Alessandro, Francesca, Michele, anche lui non è un volto nuovo, e Natalie. Io vi ho presentati per nome, ma diamo un contesto più importante, perché in questa puntata serve, cioè nome, età e cosa fate. La persona che ha il microfono è un volto totalmente nuovo per chi ascolta questo podcast. Sì, mi sono cambiato la Ma perché io mi ostino a invitarti? Ce lo chiedono anche loro. Ti danno del raccomandato dal pubblico. È vero, dico solo questo. Ma io l'ho detto anche l'altra volta. Sì, sì. Lo pago. Questo. Partiamo dalla più giovane. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 18 anni e nella vita studio. Sara, per chi è molto attento e segue il podcast da molto tempo, l'avete già vista in quale puntata? Risposta esatta. Quella delle emoji, ma non solo, perché avete visto anche la persona che sta di fianco a lei. Io sono Chiara, ho 19 anni, faccio liceo linguistico ed ero con Sara nell'episodio delle emoji. Che emozioni che sto vivendo adesso. Ok. Ciao, sono Anna, ho 19 anni e sono Anna del pubblico. E ho il mio team. Ragazzi, questo è un upgrade notevole. La prima puntata, disturbatrice professionista. Quarta puntata, ospite. Cioè, ce l'hai guadagnato. Grazie a tutti. Ragazzi. Prossimamente conduttrice. Alessandro, 24 anni, Lignano Sabbie d'Oro. Francesca, 29 anni, l'insegnante. Michele, 34 anni, mi occupo di politiche giovanili e insegno. L'avete visto nella puntata? Dei prof. Qua c'è dell'attenzione. Ok, passiamo avanti. Io sono un volto nuovo. Tu sei un volto nuovo. No, allora, io sono Natalie, ho 48 anni, non sono boomer, ma posso rappresentare i boomer tranquillamente. Va bene. Allora, qui con me vedete 7 ospiti rappresentanti delle varie categorie citate nell'intro, quindi Gen Z, Millennial, Boomer, Gen X, perché esistono anche i Gen X. Queste classificazioni sono fatte per età, cioè per anno di nascita, ma in realtà poi è un modo di vivere, un modo di essere, non è un'età. Quindi partiamo dai Boomer, che sono i nati dal 46 al 64. Tra i miei ospiti in realtà non c'è nessuno che è nato in questa fascia. C'è qualcuno nel pubblico? Vedo delle mani alzate, ok, mi piace. Mi raccomando, fateci sapere la vostra perché ci interessa. Poi abbiamo categoria più sottovalutata di tutte, perché viene accorpata nella categoria boomer, i Gen X, cioè i nati dal 65 all'80. Un applauso a Natalie. I millennial, i nati dall'81 al 96, alzate la mano per favore. Poi abbiamo i Gen Z o Gen Z, oppure gli Zoomer, cioè insomma, varie, perché sono la generazione
che è stata plasmata dall'utilizzo di Zoom in pandemia. Si chiamano anche Zoomer. Pensa questa, a te. Questa non la sapevamo. Pensa a te. È la generazione che più ne è uscita peggio. Benvenute! Questo era un complimento della... Ok, e poi abbiamo i Gen Alpha, che non sono rappresentati perché sono i nati dal 2010, quindi che oggi hanno massimo 13 anni. Una categoria ancora da studiare. Dicevamo, tu perché hai alzato la mano? Tu non sei un millennial. No, io sono un Gen Z, però me l'hai detto tu questo. Anagraficamente tu sei Gen Z. Sì, un grande applauso per i 99. E... cioè, siete in tanti. Sì, sì, tutti amici miei. Mi hanno detto, cioè quando ho visto la puntata delle nostre due amiche ho scoperto di essere Gen Z, ma non insomma, hai niente a che vedere con quando i Gen Z. Rispondevano melanzana, io dicevo ah, la melanzana. Questo ci permette di spiegare a chi pensa che questi sono categorie a compartimenti stagni, che in realtà non lo sono, perché queste categorie sono un modo di essere, un modo di vivere. Quindi questa sera percorreremo diverse categorie e tenteremo di capire quali sono gli approcci di queste persone rispetto a queste categorie. Qual è la principale caratteristica dei boomer? Telefono, palesemente indice e testa lontana dal telefono. Quella è la tu li riconosci con così? Con annesso video di Facebook con volume al massimo, con frasi motivazionali. Tipo, mi fa un esempio, per favore. Le persone negative che incontri nella vita ti servono a capire come non vorrai mai diventare. Questo è un... Che poi è vero, ma nessuno, cioè, a nessuno serve che venga specificato. No, ma lei però, devi dirmi la verità, ma tu macerie e resti, macerie e resti, hai mai scritto? Assolutamente sì. Allora c'è qualche connessione tra... Per Tumblr. Un po'. Ok, caratteristica principale dei millennial invece? Io già c'ho un problema con la definizione che hai dato prima. Il range di anni dei millennial è troppo vasto, perché hai messo dentro gente nata negli anni 80, io sono dell'88 con fino al 96. Sei. E quindi no, se non sei nato con il Game Boy e tutta una serie di cose, come fai a dire che sei... Infatti il punto di transizione è poco definito. Questo è vero. Secondo me è dato dalla generazione di Pokémon a cui sei arrivato. Cioè i primi è una cosa, quelli dopo già. Comunque, se posso tentare una descrizione, millennial è quella persona che fino a poco fa era giovane, ma adesso comunque comincia a lamentarsi che ha un po' di mal di schiena, un po' non tanto, però è proprio vero. Caratteristica principale dei Gen Z. Che comunque usano delle parole, spesso inglesi, ma non per forza, che per me sono sconosciute. Mia madre si lamenta sempre di quando io parlo con i miei fratelli, i miei amici, ma io non ho capito. L'altro giorno, tipo, quando ci divertiamo, no, che ridiamo, mi hai spezzato. Mia mamma pensava che il mio amico si fosse spezzato. Sì, non le... E beh, succede. No, mamma, no. Ai millennial succede di spezzarsi. Shit happens. Niente, l'altro giorno abbiamo iniziato a dire delle cose, muoio di qua di là. Mia mamma dice: Alessandro, ti sei fatto male. Che mia mamma è valdostana, ovviamente. Non si fosse capito. Ti sei fatto male? Che è successo? No, Kufu. No, mamma, era una cosa... È della bassa. No, no, cioè, mi capita di spiegare che... Che non sono morta da... Cioè, il sto morendo non è un sto morendo. È metaforico. Però questo i millennial lo sanno. Io mi sono scritto alcune categorie che vorrei affrontare con voi. Partiamo da una categoria spinosa. L'utilizzo dei social. Facile essere nati e cresciuti in un periodo dove ci sono 200 miliardi di social. Tornate indietro nel tempo a usare MSN come facevamo noi quando non esistevano ed erano appena nati. Abbiamo dovuto imparare una serie di cose strada facendo. Quando avevi esaurito i 60 SMS al cosa mese. Cosa facevi? Quando e mandavi il trillo. Quando la Summer Card aveva finito la promozione. Che boomer. Come si contraddistingue il boomer su Facebook? Una generale lamentazio e comunque una generale predisposizione ad argomentare molto. Molto.
lei... Aspetta, molto punti di vista o senza opinioni punti. A volte senza cercare un confronto, ma soltanto con la voglia di... Però bisogna condire tutto con Snoopy che manda i bacini. Okay. Mi raccomando, mi raccomando. Io posso solo chiudere su quelli che si geolocalizzano all'ospedale Parini. Senza dire perché, che in realtà sono andati a fare le analisi del sangue di routine, però ti geolocalizzi, così ti scrivono: che è successo, amo? E tu scrivi imprevut. E io non saprò mai se era l'analisi del sangue o se è morto questa persona. Io quando ancora utilizzavo Facebook per pagine di progetti o lavoro eccetera, quindi postavo cose a nome di associazioni o aziende o qualcosa che mi riguardavano, spunta mio padre: ciao Ciccio! E scrive e gli dice: papà, non puoi scrivere palesemente sotto ciao Michele. E quindi questo uso completamente improprio dello spazio, cioè anche delle regole, come generatore di imbarazzo base. Ma poi c'è un problema col tasto condividi. Io mi ricordo che quando noi più giovani usavamo Facebook, quindi un po' di anni fa, perché io sono un po' nel mezzo, pubblicavi una foto e i miei genitori la ricondividevano. Io, cioè, bello auguri, la vacanza a Vienna, bla bla bla, cinque persone taggate, i miei amici, mio papà: amore mio che bello, pam, sulla sua pagina. Ma perché la ricondivide? Poi mio papà, parenti a destra e a manca che iniziano a ricondividere, ti trovi dappertutto sulle pagine altrui. Ma perché? Perché poi non fai la foto presa in un momento sbagliato della tua vita, la pubblica e dici: 18 anni finalmente. Non so se ti è successo recentemente, perché lei ha appena fatto 18 anni. Quindi io voglio sapere se le è arrivata la foto su Facebook di uno dei suoi genitori con su scritto: amore della mamma, video di 8 minuti con tua foto con Despacito. Sono fresca, posso risponderti. Il problema è che io me lo sono autocreata, perché tutti gli anni mia madre mi chiede: fammi un video, mettimi due foto che le posto. E quindi sono io che personalmente ogni anno poi scelgo le foto da postare. Poi lei mi dice quello che vuole scrivere, però il post materiale lo faccio io proprio. Quindi tu ti immedesimi in un boomer e fai... E faccio mia madre, sì, è bellissimo, è bellissimo. Auguri piccolina, faccine a casa, faccine della torta, non puoi mettere una faccina della torta per il compleanno, e quella che spara i coriandoli, sì, sì. Ragazzi, io sono un po' triste perché è un po' passato di moda il post del buongiornissimo. L'abbiamo ucciso il buongiornissimo, cioè l'abbiamo così aggredito che è diventato completamente un meme, scusate se uso questa parola. Cioè, e... non è che ti giri e dici sta cosa? Che... No, dicevo sì a tutti e tre. Cioè... Ce lo potresti definire meme? Perché chiedono dal pubblico la allora, definizione di meme. Allora, meme significa una cosa che è stata... Lo so solo io? Ma no! Adesso okay, lo allora spiegatelo voi. Adesso spiegalo, dai. Una figura retorica che utilizzano i Gen Z per estremizzare una cosa molto divertente, quindi che diventa così divertente che la si fa così tante volte che diventa un qualcosa di fisso, no? Il meme della signora che dice i limoni. Quello è un meme. Comunque io non ho capito. Okay. Comunque l'avete spiegata veramente male. Vai, spiega meme. È un'immagine o un video che sfrutta una viralità per essere associato a degli elementi della nostra vita di tutti i giorni. L'hai presa da Facebook, la oh! Abbiamo parlato di Facebook e c'è Anna in questo momento che dice: ma cos'è Facebook? Su Instagram chi ci sta invece? Tutti, adesso tutti. Si stanno spostando anche gli adulti. Che problemi comporta questa cosa? Che pensano che sia come Facebook. E cioè, tipo mia madre si è fatta da poco Instagram e niente, ha la foto profilo del nostro cane e tutta la pagina è dedicata a Byron, che è il mio cane. Un disastro. Poi si preoccupa perché Instagram le propone le cose in base a quello che le piace. È certo. Fuori di testa. Mi spiano! Guardano cosa mi piace! Ma no, io non lo uso più! E poi, ma come metto una storia? E puntualmente ogni volta che vuole mettere una storia fa un post. Però si impegna un sacco. No, ma sì, infatti... molto. Io anche... tema mamme sempre, mia madre ogni tot, adesso è l'ultimo periodo, non so se è solo a me o a tutti, Instagram tagga quelle pagine, sai, hai vinto 800 euro,
Mia mamma ha Instagram. Sara, ma chi è Camillo 14 che ha detto che io ho vinto? Ma io non lo conosco. Mamma, non guardarli, che non... Eliminamelo. Come fa? Cioè, no, io non posso, non sono un hacker, cioè non ho competenze. Ma è già arrivata Google e gli inizia a parlare. Io l'ho fatto con mia madre, è stata una delle cose più divertenti del mondo. E in effetti lo fa. Ok Google! E quindi va in giro a dire ok Google dappertutto. Quando non aspetta che si attivi, ci parla, ripeto ok Google due volte. E lui quindi, non cerca mai. Quindi Google capisce ok Google e gli fa ok signora. No, ok. Avanti. No, ma la cosa che volevo dire è che mia madre pensa che ciò che le appare scrollando su Instagram eccetera sia automaticamente la stessa cosa che vedo anch'io che abito da un'altra parte, cioè, pensa che ciò che scorre sia questo fiume di informazioni che scorrono siano uguali per tutti. Quindi mi dice: l'hai vista quella cosa lì? No, come fa? No, quale? No. Invece io c'ho il problema opposto, cioè mi chiede: ma perché mi hanno messo questa foto? Ma come si toglie? Sempre, sempre. Ma io non l'ho seguita. Se la segui, l'hai seguita. Ma non so chi è. Ma se ce l'hai nei seguiti, l'hai seguita. Toglila. E poi cliccano sulle pubblicità. Quello sì, quello è un dramma. Ma perché non si accorgono che sono pubblicità? È quello, fino all'ultimo. Cioè, il problema è che questo gli appare nella loro timeline e così come non riconoscono il soggetto che seguono, quando gli arriva la sponsorizzata, se è fatta un po' bene per loro, cioè loro la cliccano, ci vanno sopra. Ma chissà chi è questo? È già bello che non comprano niente. Ma sentite, invece Gen Z, come si usa la bio di Instagram? Perché tendenzialmente il millennial come usa la bio per dire che cosa fa, no? Io non ce l'ho. Dove la metto la bio? Cosa devo fare? C'è scritto Francesca, appunto. Cosa devo dire? La bio di Instagram. E devi dare descrizione breve della tua persona, non infatti so. Io ho un punto e virgola. Ma è così poco spazio. Tu hai un punto e virgola perché sei Gen Z. Breve. Sono una persona completa, non basta. Dobbiamo finire la serata con la bio di Francesca. Va cioè. Bene. Anna, no, perché infatti, tu hai un punto e virgola? Boh, perché era carino. Cioè stava nell'armonia del mio profilo. Basta farla nel chill la bio. Cosa? È vero. La bio basta farla nel chill. Ah, non ho capito. Chill. Nel chill, fra. Chill. Nel mio intimo c'è chill. Cosa vuol dire? In tranquillità. Ah, quella lì. Se la fai troppo seria, stai sbagliando. Ok. Te la fai come te la senti e va bene lo stesso. Va bene. Rispetto ai commenti, invece, avete qualcosa da insegnare a noi millennial e a loro boomer? Non commentiamo. Io commento alle mie amiche. Cosa commenti? Belle, anche se ho già visto la foto 2 ore prima e l'ho consigliata io di postarla. A volte io ho commentato. Ho fatto un sacco di mi piace al commento. Sembra che richieda una dose di coraggio incredibile. No, ovvio. Ma anche siamo ironici. Anche d'impegno. Cioè, bisogna concentrarsi. Non ha senso tanto il commento su Instagram perché sai che nessuno ti risponde. Forse ti prendi pure gli insulti perché... Perché? Chi è che manda gli insulti di solito, Chiara? Dimmi un po'. I boomer. Ah, quelli che dicevano la capacità di analisi del testo, poi tu scrivi... No, ma io su questa cosa sono d'accordo con te. E poi ti scrivono... Ma fanculo. Con i pick up punti esclamativi e insulti a te e a quello che hai detto. No, ma te lo chiedevo così per una curiosità, perché a me è capitato proprio fanno una volta. Fanno gli anticonformisti, si sentono E però poi... Puntini in sospensione, tutto il tempo. Sì. Perché? Tutto allusivo. Perché? Ma troppi, 3 sono. Quello è un problema di italiano, scusate. Cioè, non c'è solo i puntini in sospensione, ci sono anche le A con l'H, purtroppo, che saltano. Maiuscole, virgole, cioè c'è di tutto, Cioè, su Instagram, su Facebook, anche qui, su vari social, ci si lascia un pochino andare e l'italiano passa anche che è anche Valeria. Giusto. Ma che foto si mettono su Instagram? Anni fa c'era questo trend che io condividevo in pieno, che erano le ragazze che mettevano quelle frasi meravigliosamente poetiche con poi la foto del culo. Cioè erano contenuti... E poi hanno un po' smesso. Cioè non ci sono...
non ci sono più questi tipi di contenuti. Perché adesso sono a pagamento. Io non sono un'agenzia a parte, perché di solito i miei coetanei hanno il feed di Instagram che è tutto coordinato, cioè deve essere armocromatico. Non il sono che mai stata capace. Scusa, non ho capito. Armocromatico. Scusa, non ho capito. Vabbè, non infierire. Armocromatico. Cioè nel senso che deve avere dei colori a tema. Ma una volta era un must quella roba lì, ci si impegnava da Dio a fare quella roba. Sì, 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 ma anche adesso. Ma il contenuto, io non ho capito cosa... No, nel senso che io posto i paesaggi, no? Cioè io posto i paesaggi perché vado a fare le gite, mi piace. Ma voi nel vostro profilo, diciamo, cioè le foto che rimangono, quindi non le storie, cioè cosa ci mettete dentro? Noi stesse? I nostri amici? Cioè selfie? Cioè voi stesse, la vostra faccia? No, non selfie, perché no, il selfie, cioè dai. Foto finte, casuali? Però adesso c'è anche il mettere le foto a caso. Perché ti credi particolarmente figo a mettere la foto che non ha valore. Cioè la foto non deve avere tanto valore, la bio deve essere stupidina, non deve dire niente di che. Bisogna farla la chill. Descrizione accurata. Ma tipo, ci descrivete a parole le ultime foto che avete caricato sul feed? Io che sorrido. Ho fatto un dump. Una? Sapevo che usciva fuori con una cosa strana. Il dump. Sono una serie di... Sai che puoi fare la selezione e puoi mettere massimo fino a 10 foto, dove te le scorri. È il carosello, eh. Ah, grazie, grazie. Si chiama carosello. No, sono per... Io faccio volentieri da tradizione. Ma io ho un altro argomento. Provarci sui social. I boomer ti mandano un messaggio privato. Stavo pensando dicessi qualcos'altro. Ho avuto paura, no, perché ho iniziato dicendolo facendo, vabbè. No, pensavo stessi parlando di, e faccio una citazione che taglieremo. Dick pic. O per gli amici italiani, Padre Pio si chiama questa tecnica. Come, scusa? Come? Pardon? Come? Ma io non la so. È una tecnica, chi la conosce, chi non la conosce. Ma io non l'ho sentita. È la tecnica Padre Pio. Padre Pio, cioè? Foto e premi invio. Ragazzi, ma dai. Cioè, noi millennial le sappiamo. In effetti sorrido quando vedo magari profili di uomini boomer che pensano di fare colpo, non so, magari c'è una stragnocca che pubblica una roba e loro pensano che scrivendole bellissima, pensano che questa cosa sortisca qualunque, una, non so, un effetto, una conseguenza, un... Ed è una grande tenerezza, perché... Però io rimango comunque basita dal fatto che, confermatemi se è la verità, ma è possibile provarci con delle persone sconosciute. No, non si può? Ah, ok. No, perché non attacco. Dici? Io il mio ragazzo l'ho conosciuto su Instagram, siamo da 7 anni. Amori! Bravi, bravi. Ma noi vogliamo sapere come. Hello. Ti ha scritto? Mamma mia. Hello. Internazionale, incomprensibile, wow. un po' misterioso. Un vero ti ha conquistata. Non lo sai come attaccherà poi, eh. Un poeta ermetico. E lo poi devi rispondere, un recruiter straniero che mi vuole chiedere qualcosa. È un qualcosa. Devi rispondere, ottimo, bravo, fagli i complimenti, sei qua. Non volevo rispondere. Poi ho guardato il profilo e ho detto, hai detto, vabbè. Rispondiamo, va. Ti dirò. Quasi hello, quasi. Hello anche a te. Parlando di archeologia dei social, perché il tempo si è, cioè in pochi anni sono diventati un'era. Una volta provarci su Facebook era un casino, era una giungla. C'erano i like tattici, c'era tutto un balletto da fare. Che non funzionava. Che no, poi no, non funzionava però... mai. Però ci si provava, era sentite, molto complicato. Io ho un'altra categoria di discussione, perché dobbiamo andare avanti. Sempre rimanendo in ambito tecnologia, chat, ma chat private. Sugli emoji abbiamo fatto 2 puntate, mi raccomando, se non le avete viste andate indietro. 2 puntate intere su come si usano gli emoji. Quali si usa e quali non si usa. Sapete cosa mi hanno detto in DM? Che era cringe. Ma tanto loro non sanno usare gli emoji. No, hanno
Ho scritto cringe. Non so cosa teschio. Vuol dire. Vuol dire imbarazzante. Non mi fregate. Mi sono informata. Caratteristica principale dei boomer in chat è che stanno scrivendo. Facile. Madre facile. Sta scrivendo. Mezz'ora dopo. Sì. Ma perché alcuni boomer scrivono una parola 322 puntini, il 322 puntini, un'altra parola? Cioè, perché non lo spazio? È un testo a completamento. Ti va? Poi là ci puoi mettere quello che vuoi in mezzo. E un po' devi mettere quello che ti va. Però invece di contrapposizione, i Gen Z li riconosci subito dalla mancanza di maiuscole. Almeno sì. Io. Io non uso la maiuscola. Perché? Mi piace di più. Cioè, esteticamente. No. Prof di italiano, no, ma alle se tue spalle. Qualcuno, se scrivo a qualcuno, è più estetic. Però io la uso la maiuscola. Cioè, è la lingua italiana. Cioè, da un eccesso all'altro, perché poi invece ci sono i boomer, io no, ovviamente, che scrivono tutto in maiuscolo. No, scusate, io sono ferma a lei che si vanta e dice, no, ma io la uso la maiuscola. È tipo, no, ma io la uso la carta igienica, ti devo dire brava, cioè nel senso, non lo so. Chiaramente parliamo lingue diverse. In chat, dopo che ci stavamo accordando per questa puntata, mi scrive, troppo io. E io le ho risposto... Non ho capito. Mi ritrovo in quello che hai detto. Troppo io. Io. Mi appiattisco su di te, voleva dire, secondo me. Io non credo. Non so, secondo me non voleva dire quello. Un altro tratto distintivo, che i Gen Z... hanno tolto l'ultimo accesso, hanno tolto la visualizzazione, hanno tolto tutto perché devono nascondere... Cosa? Non è sempre così, non nascondiamo le cose. È perché, non mi hai risposto al telefono. Esatto, è la mia teoria. Brava. Però scusami, ci sono ancora visualizzato il mio messaggio, non mi hai risposto subito. Quindi un attimo, non è che sono attaccata al telefono. No? Noi lo siamo, dammi però... Dammi quelle 48 ore per risponderti, scusa. No, quello che succede secondo me è che tu provi a chiamarli a volte, no? Loro non ti rispondono, però tu li vedi online. A quel punto glielo dici, dici ma come sei online, stai e non mi rispondi. Ma perché noi scriviamo? E questa cosa qua a loro li infastidisce evidentemente e quindi secondo me si sottraggono in quel modo lì. Questo è il vero clash generazionale, cioè che uno prova a chiamare. Bravo. Sì. I Gen Z si prendono malissimo se telefoni. O no, chiedo conferma da casa. Io quando telefono a qualcuno spero che non risponda. Cioè, passo. Spero con tutta me stessa che non risponda. Dico, vabbè, poi ci ripenso. No, poi. Però qui io la vedo tantissimo la differenza. Perché ci sono dei momenti in cui, cioè, ho proprio bisogno di dirti una cosa che non posso dirti passando 10 minuti a chattare su WhatsApp. Io però con le mie nipoti ho trovato un sistema infallibile. Io provo a chiamarle, loro non mi rispondono. Riprovo a chiamarle, loro non mi rispondono. Io cambio la password di Netflix dell'account condiviso. Dopo 2 minuti mi richiamano. Cosa sta succedendo là dietro? È il momento, il nostro momento rinfresco. Per noi boomer è l'ora della tisana. Salute. I Gen Z non rispondono al citofono, ma nemmeno al campanello. No, io ad esempio anche quando vado dalla psicologa gli scrivo sempre sono sotto e lei mi risponde sali pure. Questo è parte della seduta però. Tutto questo avviene tramite uno smartphone e i boomer li identifichi anche proprio a livello di forma. Ci fai vedere la tua cover? Oh, grazie. No! E da sì, che sì, età sì. Hai iniziato? Hai comprato recente, la cover recente, a libro? Questa cosa è recente. Quello è il passaggio alla terza età. Un paio d'anni e alla fine accetti il fatto che è comodissima.
Perché riesci a mettere il telefono, cioè è comodissimo. Non ha lo spazio per la carta la d'identità e i soldi. Non eh? È un portafoglio. No, no, non ha il buco per fare la foto. Non avete idea di quante volte io inquadro roba nera prima di scattare. Questo è il problema. E ho 34 anni. E prima io ti ho visto su che stavi facendo una storia. Come la stavi modificando? No, non è vero, no. L'audio? Me lo giuro. Io sono arrabbiatissimo con i Gen Z perché mi tocca mettere i sottotitoli ai reel, perché se no non li ascoltate. Vero. Io ero così ingenua che pensavo che fosse per le persone sorde. E dicevo, che bel servizio, bravo, giusto, è importante, è importante. È che è fastidioso, perché spesso e volentieri stiamo facendo qualcosa quando guardiamo Instagram. E quindi non è che ci mettiamo il volume, che poi sembriamo i nostri genitori che vanno al sushi e senti Facebook che parte al massimo con il video di Italia's Got Talent 2023. Io vorrei chiudere. Come chiudiamo questa puntata? La bio di Francesca. La bio. Di la bio. Vai a prenderlo. Dobbiamo pensare alla bio di Francesca. Ci segue Francesca? Ci non la conosco. Le sue passioni. È un'insegnante. È una madre. È italiana. È cristiana. Si chiama Giorgia. Allora, dice che sei una mamma. Mamma di. E tagli il profilo di tuo figlio di 7 mesi. Mi stai chiedendo se voglio creare il mio avatar? No. No. No, 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 no. Ok. Nico. 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 Sì. Mamma di Nico. Se hai dei cani e dei gatti, anche loro, però, perché. Mamma di Nico e di. E di. Cioè, virgola. Virgola. Tutti sullo stesso piano. No. Mamma di Nico, Birillo. Decidi tu. Quanti ne hai? 2 gatti. Ahia. È perché di solito se mette due nomi, metti però, nome, un nome e un altro. Cioè il massimo di solito sono 2. È la c'è regola. Il tuo gatto preferito. Ma si può mettere le emoji dei gatti? Massimo 2, la regola. Mi spiace. Metti Nico e gatti. Così è esotico. Nico e gatti? Nico e gatti. Ma che cazzo vuol dire? No. Mamma di Nico e gatti? Tue passioni, cioè cosa, tempo libero? Teatro? Performance? 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 E un emoji va messa? Eh beh. Ha messo quella dei gatti. Ah, con Nico e gatti. No, cioè, ha messo Nico e gatti. Ho scritto Nico e gatti. Ma dopo performance possiamo metterci quella col vestito rosso, la emoji della ballerina. Sì, sembra. Ma vedi che Michele. E poi una chiusa d'effetto. Una chiusa d'effetto. Una chiusa d'effetto. Se vuoi tu. Una chiusa d'effetto. Finito. Quindi, riassumendo. Mamma di Nico e gatti, performance, una chiusa d'effetto. A posto. Però dobbiamo seguirla tutti adesso, eh? Per forza di cose. Però ho il profilo prima. Signore e signori, i miei ospiti. Grazie agli ascoltatori che sono rimasti a seguirci fin qui. La prossima puntata dal vivo, che sarà l'ultima puntata dal vivo, verrà registrata il 19 maggio, sempre qui in Cittadella, alle 9. Quindi trovate tutto su Instagram. Una settimana prima si aggiornerà il link in bio, che è... Già lo sai. www. Esatto. Grazie speciale al mio super team Sara, Dave, Alice, Gaia. Grazie mille. Grazie a Sancho, a Cittadella che per il tuo supporto, ma soprattutto grazie al pubblico che è venuto qui. E noi ci vediamo mercoledì con una nuovissima puntata. Buonanotte.